Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo su Assassin's Creed Syndicate, che ho appena preso proprio in questo momento, e adesso ci catapultiamo sulla rivoluzione industriale a Londra. Ovviamente questo primo video ve lo porterò per poi i video successivi di Syndicate, ve li porterò non appena concluderò in tutta calma il capitolo di Unity, cioè almeno. Così da vedere un capitolo per volta. Il passato è nelle tue mani, Abstergo. Olè. Cominciamo bene. Oh, il simbolo degli assassini. Ciao, iniziato. Da poco la ricerca storica Abstergo ha lanciato nuovi progetti a Londra. Sappiamo entrambi che se l'Abstergo si muove, i Templari tramano qualcosa. Pensiamo che siano sulle tracce di un nuovo frutto dell'Eden. A Londra lo stiamo già cercando. Vescovo, Jacob e Ibi Fry sono Come gemelli. potete vedere, Misterioso. c'erano i vari simboli dei Cosa ti Templari o comunque degli assassini. Cioè, per Templari intendo quelli dell'Abstergo, cioè per chi ha seguito i capitoli precedenti. Rebecca e Sean, i due Sei stato protagonisti, fondato. anzi diciamo due Ora coprotagonisti raggiungi dei Unity capitoli di Desmond, che e poi vedrai anche tu. Ho qualcosa. hanno Ti aiutato sarà molto utile con Desmond nella qualcuno sua, che conosci. diciamo, Non so come finirà. lotta o Non sei comunque ricerca così del frutto dell'Eden per evitare che presuntuoso per Vidic, descrivermi. ovvero Calmati, l'ex sei solo capo dell'Eden, della solo dell'Eden. Abstergo, Fatto. e i Templari se ne Credo che avrei dovuto prendessero riprovare i miei possesso. occhi. Però Detesto come sono quando invecchiato, prendo cioè lui è l'inizio invecchiato male, dell'esperienza. devo dire, Sean, eh? Beh, Mentre Rebecca dovresti fare un bel è respiro ancora un bel intellettuale. figurino. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Ivy Fry, due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Fratello George, è proprio come temevo. Londra è perduta. Ho scritto 3 volte implorando aiuto. 3 volte ho ricevuto solo silenzio. Ma scrivo ancora, perché sono disperato e non ho alternative. La città di Londra ha bisogno di voi. Vabbè, un solo assassino Direi non che può è un rischio tenere enorme, d'occhio tutta Londra. ma non Guardate è tempo di agire. Mi qua, consiglierai i miei pazienza. bambini pure che vengono obbligati a Ma li intendo lavorare già. nelle miniere. I Templari diventano più forti. Il loro Gran Maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starrick e intende controllare il mondo. Copierà i Madonna. figli di ogni strato della società. Non oso immaginare la Nessuna vita che ci industria fu sfugge allo all'epoca, stento della ragazzi, sua massa. perché è Dei giovani, proprio opera un... non persino in campi me corrotti e politici senza scrupoli. ne Di riesco a notte, immaginare. una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno Però contamina che ogni voglia di affare vestirsi tutti e uguali sfrutta poi. tutti, o con l'inganno o con la forza. Ho Mamma paura che il mia. nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. Alla regina. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starrick in un motto: ai regni e ai continenti ancora liberi, ancora per poco, perché lui sa bene, come ho scritto più e più volte, che chi controlla Londra controlla il mondo. Mia Londra overpower.
Eccoci qua. Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris, nostro primo bersaglio. Il secondo è Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Oh, giusto. Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. Simpatico. George, sul serio, ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. Porgerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George. Il treno ci chiama. Ferris. Vivi! Che incredibile, guidi! Vagabondi! Povero uomo, vive nella paura. Sono stati anni duri. Vivi, fra, questa da dove ti viene? Piantala subito, Jacob. Ecco qua, i fratelli Fry, i gemelli Fry. La cosa bella di questo gioco è che avremo non uno, ma ben due assassini da usare. Oppala! Oh, agile! Ognuno con delle caratteristiche diverse. Ok, ragazzi. Oh, povero piccolo. Eccolo lì, Ferris. Stai disturbando gli altri operai. Fatelo tacere e aggiustate quella macchina. Voglio dell'autano per il mal di testa. Povero però. Vediamo di familiarizzare già con i comandi. Devo arrivare laggiù. No, ma i comandi sono sempre gli stessi a quanto vedo per le corse acrobatiche. Chiusa. Cosa credi di fare? È chiusa. Allora, vediamo. Come posso uscire da qui? La porta si apre. Posso arrivare a Ferris. Meglio sabotarla. Oh, ta 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 ta. Lavoretto al volo. E nessuno ha visto niente, eh? Olè, no, vai su. Vabbè, sono dei poveri piccoli operai questi, poveracci. Opla. Che salto, Jacob. Salutiamo anche questo. E come al solito nessuno se ne accorge. Di là. Ecco qua. Oppala. Nulla a che vedere, ragazzi, con le fabbriche di oggi. Mamma mia, ragazzi, guardate lì che vitaccia. Ecco fatto, hanno aperto la porta. Oppala. Tu chi sei? Un ispettore sanitario. Questo uomo è morto. Tu sei morto! Voilà. Aia, non l'ho visto. Ah, ma si va di combo, raga. Boom. Beach.
temetemi, sono un assassino. Ecco qua. Farris, sto arrivando. Sì, so già come funzionano i comandi. Devo spostarmi più in alto. Ole. Hanno mantenuto le stesse meccaniche degli altri Assassin, per fortuna mia, che almeno non ci sono grosse innovazioni. Opla. Ok. In carrozza. Oh, ma con il... Bam. Andiamo sempre più su, che magari non ci vedono. Ma devo arrivare là sopra. Ecco, farò un doppio assassino. Opla. Apri. Beh, dai, carino come gioco, ragazzi. Cioè, mi piace come... Ah, qua è la modalità stealth. Proviamola subito. Ah, ma si accovaccia da solo. Oppala. Devo arrivare lì. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Sì, l'ho fatto un po' male questo, diciamo, inizio, però... Non è che questo lo devo far fuori, no? Non me lo dice. Una volta chiamati, mi dovete togliere di mezzo. Ah, ma certo. Vabbè, andiamo così.
Ciao bimbi. È un po' lungo sto inizio, ragazzi. Infatti cercherò di vedere come poterlo fare corto. Signor Ferris. Eccolo qua, Rupert Farris. Ah no, Ferris. Ferris che lavora il ferro. Decurtategli la paga. Sì, sì. Siamo in una bella fabbrica. Cioè io devo rifare tutto quel giro per arrivare là. Arriverà alla resa dei conti, signor Ferris. Non se riesco a fare. Oh, sali, 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 che magari. Qualcun altro? Sì, purtroppo. Ma mi aveva visto questo, come caspita? Non doveva morire subito. Voilà. Ok. Signor Farris, sto venendo da lei. Le devo dire una cosa. Vediamo un po', punto di accesso c'è anche da sopra. Oppala, va che bello, pam! È finita. Oh, cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starrick. Un grande bullone. Ma non basta. Il Gran Maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente, ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni e durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon vivete nell'ombra, come codardi. Io ne dubito. Ce l'abbiamo fatta però intanto. E fuori di qui. Ole. Oh.
Bada bam! Ah, arriva l'ultimo. Dai, vieni. Vieni che ti aspetto, vieni. Caduto. Forza, 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 una alla volta, forza. Via. Questo è il mio treno. Quello è rimasto là. Va bene, andiamola a prendere. C'ha paura, poverino. Ma no, non dovevamo andarlo a prendere. Mia, quanto bordello che hai fatto, Jacob. Vabbè, il tipo si è salvato, ma noi? Ah, corri, scappa. Salvati almeno tu. Fermata imprevista. Ah, andiamo con calma giù. Andiamo. Wow. Maremma. Oh. Non regge il peso, mi sa. Oh. Ecco fatto. Salvi per un pelo. La prossima volta. Mi sa che hai detto bene, eh.